Bene, buonasera e benvenuti alla nostra quarta puntata di Vivere Online. Come abbiamo anticipato nelle serate precedenti, questa sera andremo un po' a vedere quello che è stato il lavoro che abbiamo fatto nella scuola primaria Italo Calvino di Vignola, nella frazione Brodano. Allora, anche in questo caso abbiamo lavorato con la quarta e la quinta primaria. È stato bene o male un lavoro simile a quello che abbiamo fatto nella primaria di Savignano sul Panaro, ma con una partecipazione un po' diversa da parte dei bambini. Abbiamo avuto sempre lo stesso entusiasmo da parte loro, ma man mano che finivamo nelle classi, insomma, adesso dopo poi magari Nives vi dice le date in cui siamo stati. Abbiamo trovato la disponibilità praticamente quasi immediata di lavorare al progetto, sia da parte dei bambini che da parte degli insegnanti, quindi qui contiamo molto che davvero siano finiti. Allora, naturalmente noi speriamo che ci sia anche qualche insegnante che ci vede, no? Perché non è che abbiamo Sì. due contatti. Quindi, se c'è qualche maestro, qualche professore delle scuole che abbiamo nominato finora che notizie che ha parte dei progetti, questo è un appello per dire mettetevi in contatto con noi in modo che noi possiamo avere un po' di questo materiale e magari valutiamo insieme a voi se fare una diretta anche con tutti e tre o tutti e quattro, insomma, quelli che sono gli insegnanti, noi possiamo, usando questo strumento, magari fare una diretta con anche qualche insegnante, che sarebbe molto bello, così ci raccontano quello che era stato fatto. Direi che allora adesso un po' come vi dirà anche Nives, vi abbiamo detto qui abbiamo optato per due progetti simili. Quindi sono state tre classi di quarta e tre classi di quinta, se dico bene, abbiamo fatto per la quarta un tipo di progetto e per la quinta un altro tipo. Bene, adesso magari Nives vi introduce un po' quelli che sono stati gli argomenti, così dopo insomma vediamo un po' così di trarre un po' qualche conclusione da quello che è stato anche il nostro, insomma, la nostra esperienza e quello che ne abbiamo ricavato. Bene, ti passo la Benissimo. parola, Nives. Perfetto, grazie Fabio. Allora, sì, come tu hai accennato, ci siamo concentrati su due argomenti in particolare, però come abbiamo fatto anche nelle altre scuole, quindi vi raccontavamo di Savignano, le medie e le elementari, abbiamo toccato un po' tutti quegli argomenti che poi trasversalmente si occupano anche del cyberbullismo. Quindi in ogni classe, partendo da un video iniziale, anche qui, sempre tratto da Generazioni Connesse, questo sito. Questo portale per le varie informazioni, internet, tecnologie, social, rischi, pericoli, ma anche vantaggi. Partendo da lì abbiamo sviluppato tutta una catena di argomenti che i bambini tiravano fuori, no? Perché, come dicevamo anche ieri, loro sanno veramente tante, tante cose. Siamo stati anche nella quarta elementare dove ci sono tanti. Veramente la maggior parte dei bambini che sono a conoscenza di tutti quegli strumenti che magari noi usiamo con fatica, no? Che non sono così immediati come lo sono per loro. E i due argomenti principali che però diceva Fabio sono il PEGI, quindi questo argomentone di cui vi parleremo approfonditamente la prossima settimana in una puntata, questo sarà sicuramente uno dei punti principali. E poi mamma, papà, come ti posso mettere nei guai? Quindi i progetti erano indirizzati ai genitori, quindi mamma e papà, come ti spiego il PEGI? Come ti posso mettere nei guai? Quindi sulla base di tutte le cose, le nozioni che abbiamo dato, le regole, i rischi, i pericoli, ma anche le curiosità, gli approfondimenti che abbiamo fatto, i bambini dovevano sviluppare questo progetto che ricordiamo era veramente in qualsiasi forma, poteva essere una canzone, una filastrocca, un cartellone, un disegno, una mini recita o anche un filmato, sviluppando appunto questi argomenti poi da spiegare a mamma e papà, che
molto spesso, come noi, sono sì aggiornati, ma non così tanto rispetto ai bambini, no? Quindi l'idea era proprio questa. Siamo stati alla scuola Calvino dal 16 gennaio al 28, esatto, di martedì e di giovedì, e ogni giorno facevamo due classi. Quindi a una classe veniva assegnato il progetto sui PEGI e a quell'altra sul mettere nei guai, quindi con la SIM, i dati, le informazioni, iscriversi ai siti, tutti argomenti di cui vi parleremo nei prossimi video la prossima settimana. Ci saranno vari argomenti, tra cui anche questi. E magari posso dirvi le classi, visto che ce le ho scritte qua. Allora, quarta A, mamma, papà, vi spiego il PEGI, e questo stesso progetto era stato assegnato anche alla quinta B e la quarta C, mentre quarta B, quinta A e quinta C hanno mamma, papà, come posso mettervi nei guai. Quindi noi contiamo di riuscire a metterci in contatto, come vi diceva Fabio, con gli insegnanti, di riuscire ad avere alcuni di questi progetti sicuramente da vedere noi, perché siamo tanto curiosi, ma anche da condividere, perché siamo sicuri che fra i ragazzi, fra i bambini, siano veramente venute fuori delle cose importanti. E quindi speriamo di poter rendere partecipi tutti, e sicuramente in particolare chi segue questa rubrica, che approfitto per ringraziare. Adesso, Fabio, io ti ripasso la palla. Sì, bene. Allora, insomma, abbiamo in sostanza detto un po' tutto, anche perché le cose sono un po' sempre quelle, no? Noi le abbiamo vissute in prima persona, quindi molto probabilmente abbiamo una visione diversa. Per noi ogni scuola, ogni classe è completamente diversa, troviamo bambini diversi, insegnanti diversi, un clima diverso in ogni classe, quindi per noi naturalmente è qualche cosa che ci appartiene, no? Visto che poi sono anche tanti anni che facciamo questo progetto. Certo. Spiegare che cosa si è fatto diventa complesso, quindi lo rimandiamo. Adesso domani sera terminiamo con la scuola primaria di Amicis di Marano sul Panaro. Dopodiché la prossima settimana cominciamo con gli argomenti e cercheremo anche così di farvi un po' sentire, no? Il profumo, la differenza che c'è stata ad esempio nella classe della scuola media di primo grado rispetto alla quarta elementare, rispetto alla terza media, insomma in modo da affrontando gli argomenti cercheremo anche, visto che andremo pianino, no? Cercando di sviscerare bene tutti quelli che sono gli argomenti, cercheremo proprio di andare anche a vedere quali sono state le reazioni, no? Cercando di citarvi anche qualche esempio, qualche piccolo aneddoto che è successo, e soprattutto facendovi vedere anche un po' di quelli che sono i materiali che possono essere allegati a questo percorso. Quindi magari in queste puntate siamo stati un pochino più brevi, così abbiamo recuperato un po' di pazienza da parte vostra, perché la prossima settimana con i primi argomenti, per vedere anche un po' di materiale, magari sforiamo un attimo. Okay? Certo. Magari abbreviamo anche questa e anche quella di domani sera, cercando di farle un po' più corte, in modo che abbiate poi la voglia, la pazienza di portarle e magari di commentarle. Io credo che dalla prossima settimana, insisto su questo, affronteremo degli argomenti che magari conoscete già, eccetera, però cercheremo di approfondirli. Non ultimo, oggi sta girando un'altra notizia in cui mette in super allarme tutti: da domani non si può più, bisogna stare attenti a tutto quello che si dice, perché ci è stato approvato un decreto sulle intercettazioni, eccetera. Insomma, okay. Tutto quello che diciamo su Facebook, sui social, eccetera, viene registrato. Ditelo anche ai figli. non so, ormai 6-7 anni, ma non solo noi, ci sono un sacco di persone, di associazioni che si occupano di consapevolezza in rete. Questa cosa è da sempre così, cioè bisogna stare attenti a ciò che si scrive, perché rimane, viene registrato. Quindi anche su questo. Certo. Sembra che adesso finalmente uno si sia svegliato, dice, ha provato, cioè oddio, adesso ci spiano, tutto quello che dovete dirlo ditelo entro mezzanotte, perché da domani tutti sorvegliati. Sì. Questo esiste da sempre, tutti siamo sorvegliati
e tutto quello che scriviamo, come vedrete, tutte le società che gestiscono sia gli operatori telefonici, ma anche tutte le app dei social, ma qualsiasi cosa che passa per la rete, come ogni azienda deve tenerne conto, quindi deve tenere traccia di tutto quello che viene fatto. Bene, quindi magari questo sarà un argomentone sul quale ci aspettiamo davvero anche un confronto, no? Magari lo facciamo anche in diretta a qualcuno in modo da poter avere la possibilità anche di confrontarci. Magari ci dividiamo i compiti, una sera la diretta la fai tu, una sera la faccio io, yes, in modo, va bene. E così abbiamo i commenti e uno dei due può rispondere, può fare le cose mentre l'altro fa la diretta. Bene, certo. Anche per questa sera io ho detto tutto, non so più cosa dirvi, quindi do appuntamento domani, vi auguro una buona serata. State coperti, perché adesso sembra che abbia smesso di continua un pochino ancora. Continua ancora, bene. Va bene, vi saluto anch'io. Guardi neanche quando c'è fuori dalla finestra, che basta, non c'è più. Aia. Bene, bene. Allora, vi saluto anch'io, vi ricordo anche di stare coperti perché fa freddo. Grazie. E ci vediamo domani con l'ultima puntata della settimana. Grazie a tutti e un abbraccio. Ciao, ciao.